Shalom, fratelli e sorelle in Cristo. Guai, guai a chi è ipocrita ed è contento di esserlo. Guai a chi pensa tanto al suo aspetto e non fa attenzione al suo cuore. Guai a chi pensa solo a se stesso e non tiene conto dei sentimenti degli altri. Il sostantivo guai viene utilizzato come avvertimento per dire che se non cambi ti accadrà qualcosa di molto, molto brutto. Ho l'impressione che negli ultimi anni stiamo vivendo la fede un po' troppo superficialmente, mentre le altre dimensioni che un tempo venivano erroneamente trascurate, oggi vengono fin troppo esaltate. Lo sport, per esempio. Prima la maggioranza si trascurava e doveva arrivare un problema di salute a obbligarci a fare un po' di attività fisica. Oggi invece non si ha il tempo di giocare con i figli, di pulire la casa, di preparare da mangiare, di parlare in famiglia, di pregare o di andare a messa, ma si ha il tempo di fare dello sport tutti i giorni. Un altro esempio, le vacanze. Una volta forse poche famiglie si permettevano una vacanza, oggi invece non si hanno i soldi per mangiare, per pagare le tasse, ma si è sempre in vacanza. Pochi esempi per far capire che quella parola usata da Gesù, guai, non l'abbiamo presa sul serio. La parola profetica di Gesù conforta i poveri, ma avverte i ricchi. Attenzione a noi stessi, non ci accada che diventiamo anche noi ricchi, dove con ricco intendo chi vive per se stesso, senza pensare agli altri. Preghiamo. Gesù, attirami a te. Fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore e a Maria, tua e nostra madre. Amen.